Che c'è, ma? Stai uscendo, tesoro? Sì, devo salvare la principessa, ma. Perché non porti tuo fratello Luigi insieme a te? No, ma dai, ma è ancora un bambino! Non è un bambino. Come fai a sapere che non ti aiuterà a trovare quel grosso Si drago? chiama Bowser, ma tu non sai nulla di quello che faccio, ok? Tu non ci arrivi. Non vedo come potrebbe esserti d'intralcio. Anche lui vuole salvare la È principessa. un fottuto idiota, ma lo prendono tutti in giro. Mario, sai che non mi piace questo linguaggio in questa casa. Non mi interessa quante principesse hai salvato. Sono sempre tua madre. Porterai con te tuo fratello e la questione finisce qui. Andiamo, Luigi. Niè, andiamo a fare un'avventura! Dirai alla mamma che stavo fumando? No, Mario, non le dirò nulla! Certo che no, altrimenti ti spacco il culo. Comunque tieni chiuso il becco, merdina. Arrivano i ragazzi. Ciao, bello. Ehi. Perché, ragazzino? Perché mia mamma è una fottuta idiota? Quindi chi hai in agenda? Penso che dovrei togliere dei cazzi di Bowser Peach, ma me ne sbatterò, non ho voglia di fare un cazzo oggi. Vuoi saltare la rete del country club e usare la piscina? Nah, l'ho già fatto 2 giorni fa. Vuoi passare del tempo a casa di Cody? Oh, Cody è un pezzo di merda, sono abbastanza stanco di quello stronzo. Avanti, ragazzi, non mi va di cazzeggiare in giro, ok? Voglio fare qualcosa. Ehi, volete vedere qualcosa di davvero divertente? Te lo sto dicendo, merdina, la principessa è laggiù e devi solo saltare per andarla a salvare. Ne sei davvero sicuro, Mario? E il bello, Ciccio, è che mi ha detto che vuole davvero uscire con te, bello. Oh, wow! Non preoccuparti, Peach, lo vedi al salvataggio! Il sole vuole essere tuo amico, Ciccio. Quando viene giù, dagli un grosso 5. Non preoccuparti, Ciccio. Il fungo viola è quello migliore. Ti dà i superpoteri. Ok, merdina, la principessa è assolutamente dietro quella porta. Ne sei sicuro, Mario? E dai, Luigi, lo sai che non mentirei mai a te. Mario, ho avuto un incidente. Oh, ma dai, ti sei pisciato addosso. Brutto idiota. Ok, ragazzi, riporto a casa il pupo, così poi la mammina può ripulirlo per bene. Vallo a capire. Un altro giorno rovinato dal mio fastidiosissimo fratello che... E un altro è andato. Quel tipo è proprio uno sfigato. Il mio culo! Che ne dici allora? Ti andrebbe di sballarti di brutto? Oh, ok! Apri la bocca, ragazzone. Thank you.
l'ultima volta, ma non so dove sia. Sì, ma dove l'hai visto l'ultima volta? Te l'ho detto, se n'è andata con Daisy. Ah. Forse dovrei chiamare di nuovo la polizia, forse l'hanno trovata, non mi hanno chiamata. Sapevo che non avrei dovuto farla andare, tutto colpa mia, è un ragazzo così sensibile. Ma ovunque sia la merdina, immagino che stia bene. Sapevo che gli serviva un cellulare, sapevo che gli serviva. Sarei troppo ansiosa se chiamassi la polizia. Oh, vorrei che tuo padre fosse qui, lui saprebbe che fare. Ehi, ma sai cosa ti tirerebbe su? Au, e dai! Era troppo chiederti di portare tuo fratello con te a casa? Cerca di capire, Mario. Non può farcela da solo. Ha solo 35 anni. Ehi, è arrivato qualcuno lì fuori. Oh, signore, potrebbe essere lui. Luigi? Luigi, sei tu? Ah, per l'amor di Dio. Oh? Oh mio Dio, ma che cosa ho guardato? Ehi là, qui Ludotorn. Grazie per aver visto questo lunghissimo cortometraggio. Mi raccomando, ricordatevi di mettere mi piace alla mia pagina di Google+, ai miei video. Condividete e supportate anche il canale originale. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!